La pesca del tonno è una pesca ancora centrale, importante per la Sicilia. La situazione rispetto all'anno precedente, all'anno scorso, è rimasta invariata. Da 13 imbarcazioni che appunto addetti alla pesca del tonno rosso, ne sono rimaste oramai 4. Pertanto le quote tonno di queste nuove imbarcazioni sono nella disponibilità del Ministero per una ripartizione. Una piccola percentuale è stata assegnata anche alla pesca sportiva. E quindi questa è un po' la situazione del tonno. Certamente è una situazione che dovrebbe migliorare. Gli armatori richiedono un aumento delle quote tonno. Noi, come Regione Sicilia, chiederemo che questa quota venga aumentata in virtù di una maggiore disponibilità in relazione alla dismissione di parecchie imbarcazioni. Sicuramente c'è una perdita da parte degli armatori. In generale, tutti i pescatori, tutti gli armatori vogliono pescare di più, perché questo è il loro mestiere. Dobbiamo cercare di rendere equilibrato lo sforzo di pesca con l'esigenza degli armatori di andare in mare per fare il loro lavoro. Questo è un tema molto delicato, un tema che però deve essere trattato a livello europeo, in quanto la Regione Sicilia su questo può solo sollecitare l'intervento da parte del Ministero, ma l'unico interlocutore è l'Unione Europea.